Buongiorno, buonasera, moto estate! Ci troviamo sul circuito bresciano di Franciacorta, dove oggi si concluderanno i trofei Wheel Up Moto Estate 2016. Qui in cabina di commento con voi, come di consuetudine, Alberto Fontana, speaker del portale racebooking.net, e per questa volta un ospite d'eccezione che sostituisce l'assente Edoardo Mazzuoli, impegnato per il CIV. Stiamo parlando di Fabrizio Perotti. Ciao Alberto, ciao a tutti! Un grandissimo evento per concludere questa stagione con un finale di stagione col botto. In concomitanza con i trofei Moto Estate, qui sul circuito bresciano si svolgeranno anche il CIV Mini Moto nella nuovissima e rinnovata Castrezzato Motorsport Arena. Un grande evento con tante interessanti attività di contorno nel paddock, a partire dal trial show tenuto da niente poco di meno che Fabio Lenzi e la sua combricola di matti scatenati, insieme all'educazione stradale per i più piccoli, tenuta dal Motoclub TTN in associazione con esponenti della federazione dedicati proprio alla sicurezza stradale, e tanto divertimento per i bambini nel paddock con tante attività legate a loro. Qui sul circuito bresciano, come dicevo, oggi si svolgeranno le ultime gare di questo campionato e si decreteranno i vincitori assoluti che si porteranno a casa il titolo di campioni della stagione 2016. Prima di partire con le gare andiamo a vedere, come di consuetudine, la nostra sigla e poi partiamo con le telecronache delle gare di questa giornata. Qui sul circuito di Franciacorta stiamo per assistere alla prima gara della Mini Open, questa categoria che raccoglie le piccole cilindrate, che oggi disputerà doppia gara. Infatti tutte le griglie di questo trofeo una volta all'anno disputano gara doppia. A rotazione. Esattamente, e oggi tocca proprio alla Mini Open, questa categoria che al suo interno raccoglie prevalentemente moto Kit 3. Infatti c'è un regolamento con specifiche riguardo la potenza, i cavalli, la cilindrata, e molti piloti hanno scelto proprio di competere con questa moto. Edo, cos'è una Kit 3? Ma la Kit 3, diciamo che è una moto derivata da quelle che sono le più comuni moto giapponesi da cross. E il proprietario della pista di Castelletto di Branduzzo, Adriano Monti, ebbe questa lungimirante idea tanti anni fa, tra l'altro lo saluto perché è un caro amico, e di creare questo kit apposta per la modifica e rendere multiuso queste moto. Infatti c'è la modifica con i telaietti, il kit di carene, eccetera eccetera, per rendere questa moto da cross una vera e propria sportiva carenata, e quindi rende interessante l'utilizzo bilaterale, avere una moto che puoi vestire da corsa per andare in circuito e poi spogliare e rimettere da cross per andare nel fango. Infatti a vederle sembrano proprio delle moto da pista, in realtà sotto pulsa l'anima di una moto sì, da cross. Sì, monocilindrico 450, che sia Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda, e basta, carene, telaietti, semimanubri e quant'altro. In questo campionato, che ha visto il dominio assoluto di Davide Suardi, pilota del team North Logistics, proprio oggi questo pilota ha la possibilità di vincere il campionato già nella prima manche. Infatti il suo acerrimo rivale Stefano Raineri, a causa dei 2-0 di Modena e Varano, ha perso la chance di poter vincere il campionato ed è addirittura stato superato da Niccolò Barbiani nella classifica generale. Quindi oggi Davide Suardi dovrà semplicemente amministrare e fare soltanto 5 punti per poter arrivare a vincere il titolo con una gara di anticipo. Andiamo a vedere quindi la griglia di partenza di questa Mini Open con l'ennesima, la quinta di fila, pole position di Davide Suardi. 1:17.9, porta ancora in alto i colori bianco e blu del Team North Logistics, che anche per quest'anno ha deciso di dare fiducia a questo pilota, in modo tale che possa bissare il successo dell'anno scorso. Davide Suardi, campione in carica, oggi parte dalla pole, oggi può davvero portarsi a casa tutto già la prima gara. Seconda posizione per Niccolò Barbiani,
che subito in qualifica manifesta a Raineri la sua intenzione di andare a prendersi la seconda posizione di campionato. Con questo 1:19.641 si mette davanti al pilota giovanissimo numero 36 Stefano Raineri, che parte col tempo di 1:19.975. Bello vedere come nella prima fila ci sono tre piloti di tre diversi team: North Logistics per Davide Suardi, Tecnica Moto per Nicolo Barbiani e NSR Carbon per Stefano Raineri. In quarta posizione Fabio Ferri, anche lui corre con una Kit 3 ma inventata da lui, infatti corre con una moto Fabur che ha come base il telaio della Kajiwa Mito, poi ci ha rimesso sopra tutti i suoi pezzi a modo suo e ha confezionato questo gioiello che finalmente è riuscito a far funzionare come Dio comanda per quest'ultima gara. Infatti nelle prime gare ha avuto un po' di problemi legati al fatto che una moto nuova sperimentale si presenta sempre qualche difficoltà, e oggi ha girato in 1:20.228 e può davvero andare a prendersi il primo podio stagionale. In quinta posizione il ritorno di Francesco Bernoni, assente per tre gare. Tantissimo, da molto tempo. Tre gare di stop ha fatto infatti Francesco a causa di un incidente al di fuori della pista che l'ha visto fratturarsi, e così lo rivediamo ritornare. Come ti capisco. Ne sai qualcosa anche te? All'ultima gara di campionato, eccolo qua di nuovo con la sua moto del team Tecnica Moto. Sesta posizione per il compagno di squadra di Davide Suardi, stiamo parlando di Mauro Goffi, colui che l'anno scorso aveva fatto faville giocandosi il campionato proprio all'interno del team North Logistics, campionato che poi è andato a Davide Suardi. Mauro Goffi è ritornato per queste ultime due gare di campionato come wild card e sostituisce l'assente Mattia Barbierato. In settima posizione Elena Barolo, la prima ragazza, prima in senso la migliore ragazza in questa griglia di partenza, infatti non è l'unica, si è classificata settima col tempo di 1:24.708, pilotessa del team Tecnica Moto, la riconoscete dal casco rosa e dal numero 27. In ottava posizione Andrea Corallo del Iron Team Moto con la sua Kit 3 numero 88, ha girato in 1:25.093. Può giocarsi la top 5 qualora riuscisse a scendere un po' con i tempi e lì davanti succedesse qualche patatrac tra i piloti che lo precedono. In nona posizione Francesco Amato, mentre in decima posizione Marzia Poncini, altra ragazza di questo schieramento. Edo, pronostico. Ma qua le gare quest'anno sono state un po', diciamo, una fotocopia dell'altra, con un Suardi spesso in fuga. Speriamo che dietro facciano una grande bagarre, perché anche delle qualifiche Suardi un passo in più ce l'ha. Quindi speriamo che dietro regalino una bella bagarre. La in griglia l'avete sentito, vogliamo la bagarre, vogliamo vedervi scannarvi per questi 8 brevi ma intensi giri che comporranno questa prima manche della Mini Open. È tutto pronto? Nicola Novara alla bandiera. Griglia di partenza con Nicola Novara che sta per dare il via a questa prima manche della Mini Open. Bandiera che se ne va da fondo gruppo, motori che rombano, questi monocilindri che cantano sul circuito di Franciacorta e i piloti scattano in questo preciso istante. Partito male Suardi, primo colpo di scena, subito la partenza, cerca di rifarsi alla prima curva, ma Raineri è partito fortissimo e va a fregare un Nicolo Barbiani che sembrava avere la carta della whole shot, ma Stefano Raineri è stato più forte di tutti quanti in staccata ed è andato a prendersi il comando della gara. Dietro di lui Suardi, anche questa è una fotocopia di tutte le gare precedenti, perché Raineri fa sempre lo shot spesso. Se, credo sempre, infatti è quello che ha sempre cercato di fare, la tattica che ha sempre adottato, e poi ha sempre subito il rientro di Suardi, che comunque è un pilota che ha tanta più esperienza rispetto a questo giovanissimo pilotino numero 36, ed effettivamente si vedono in campo proprio i valori differenti tra questi due piloti, anche in una categoria del genere, forse a maggior ragione in una categoria in cui i cavalli sono pochi l'esperienza vale di più. Ma assolutamente sì, anche perché poi magari il fatto di sapersi giostrare un po' in gara, poi Raineri spesso ha pagato l'irriverenza del ragazzino. Corallo in lotta con Amato per l'ottava posizione, vicinissimi, quasi a toccare il codino della moto del team Tecnica Moto. Ha avuto qualche incertezza qui nell'uscita dalla curva, intanto l'attacco di Suardi subito alla fine del primo giro va a prendersi il comando della gara davanti a Stefano Raineri. Bellissimo il sorpasso all'interno con Raineri, che però non molla, non desiste, anzi resiste in scia sulla Kit 3 del team North Logistics di Davide Suardi. Prova adesso l'attacco all'interno alla prima curva, stacca forte Suardi, dà una lezione di staccate a colui che le staccate le ha sempre insegnate a tutti e si tiene stretto il comando della gara. E adesso per Raineri inizia ad essere molto difficile, perché nel misto Suardi ha qualcosina in più. Notavo come Raineri vada a tentare l'attacco in un punto in cui
cioè, non vai a terzo passo lì. Questa è l'irriverenza del ragazzino, perché un po' di esperienza lì ti terrebbe frenato e farti capire che se provi un sorpasso però non riesci a farlo, poi perdi terreno perché non giri la curva. Quindi preparalo bene e supera quando sei sicuro, perché sennò, anche perché non è l'ultimo giro, quindi il tempo ne ce n'è. E infatti ha perso qualcosina lì nel tentare di sorpassare la curva 3-4. Poi perdi qualcosa, rimani a 50 metri, non hai la scia, poi anche il cervello lavora e ti... è frustrante, capito? Questo che... dimostra come un sorpasso vada costruito. Ah, i sorpassi si costruiscono, non esistono i fenomeni. Bisogna lavorare, prepararselo dall'uscita di curva precedente. Ecco, tipo questo è... irriverenza anche qua. È irriverenza. Poi esci piano qua sul rettilineo. Esatto. Ti trovi morto lì sul rettilineo, non puoi lanciarti per andare a tentare il sorpasso qua. Mentre invece Barbiani se l'è studiato bene questo attacco su Francesco Bernoni all'ultima curva del secondo giro. Si prende temporaneamente il podio virtuale con questa terza posizione che lo vede transitare lì sulla linea del traguardo all'inizio del terzo giro. Bernoni non molla, prende la scia qui sul rettilineo principale del circuito di Franciacorta, cerca di affondare il colpo alla curva 1. Impressionante la staccata di Bernoni, arriva anche sportellata, ragazzi, si sono anche toccati e Ferri approfitta di questo momento di guerra tra questi due e si prende la terza posizione approfittando proprio del contatto tra questi due piloti. Un po' aggressivo Bernoni lì. Cavolo, forse Francesco sapeva di avere... Oh, Corallo! Che staccata che ha tirato qua in fondo al rettilineo del terrapieno. È arrivato anche lungo, ma è riuscito a girare la corda e tenersi la posizione su Francesco Amato, quindi guadagna la settima casella. Stavo dicendo, Francesco magari in quel frangente sapeva di essere stato fermo un sacco di tempo e... urca. Che motore di Amato, se l'è ripreso in un rettilineo. Interessante. Sapeva di essere stato fermo un sacco, magari avere qualcosa in meno sul passo di gara. Ha detto qua o gli metto le ruote davanti e mi scappa. Il fatto e ci sta il ragionamento. E che con quella manovra lì ne hanno guadagnato Ferri, che si è preso la terza posizione, e Mauro Goffi, che era partito un po' attardato, ma adesso ha davanti a sé la possibilità di riagganciarsi a questo trenino, a questo gruppetto molto interessante. Mauro Goffi, tra l'altro, ha l'handicap dalla sua di essere entrato soltanto dalla quarta gara, mentre si trova a correre l'anno con scorso, l'anno scorso se la giocava con Suardi. Sì, 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 si giocava il campionato, ha vinto anche qualche gara Mauro Goffi. Era davvero a livello di Suardi. Qua è stato chiamato in extremis alla fine del campionato e lo sai bene anche te, senza test, senza allenamento, senza niente. Sì, si fa. Non è che sali in sella e vai forte subito. Si fa fatica. O sei un pilota in attività, un fenomeno, che sei in moto dalla mattina alla sera, allora sì, magari salti su una moto qualunque, cioè, salti da una moto all'altra e vai subito forte. Qua chissà da quanto non corre Goffi, vorrei chiederglielo. Sì, poi Goffi aveva fatto anche la wild card a Cervesina col 600 di Norton Logistics. È vero, l'ho sì, fatta io. È vero, è vero, correva con te, infatti ci ricordiamo quella gara lì. E avevano avuto qualche problema sulla sua Kit 3, così avevano deciso di fare quell'esordio anticipato nella moto estate 600. E esordio che poi in realtà quest'anno non ha visto piloti correre in quella categoria e ci piacerebbe vederli per l'anno prossimo. Nel frattempo Suardi vola, ha aperto le ali, ha spiccato il volo, sta allungando su Raineri, gli ha già rifilato due o tre secondini e lì dietro mi fa godere il fatto che si sta ricompattando quel gruppetto. E alla coda del gruppo c'è anche Goffi che sta arrivando, quindi si formerà un gruppettino da quattro, spero. Esatto, ci sono questi... alla fine ci sono i primi due che volano, c'è questo gruppetto che si sta andando a formare, Bernoni, Ferri, Barbiani, Goffi, poi c'è una coppia scatenata che si chiama Amato e Corallo e poi c'è Elena Barolo che purtroppo... Non riesce a tenere il passo di Amato e Corallo e non può andare a dire la sua lì e far diventare quella coppia un terzetto e regalarci ancora più spettacolo di quanto non lo stiano già facendo questi matti scatenati qui davanti. Ferri è lì, Ferri è lì, Ferri sta studiando Bernoni e li ha portata di tiro. Sono curioso di come si comporterà Barbiani nel gruppetto adesso, poi siamo a metà gara, vediamo adesso negli ultimi giri come evolve la situazione. Sì, Barbiani ha dalla sua che qualcosina in più forse ce l'ha. No, Barbiani deve fare punti se vuole arrivare terzo in campionato. È vero, anche perché effettivamente Barbiani adesso essendo quinto si trova... Si gioca la seconda posizione di campionato. Oh già, Raineri è secondo, Barbiani è quinto e... Fare così pochi punti non so se riesca a mantenere, adesso non riesco a fare il calcolo a mente, non mi ricordo il punteggio di partenza, però così mi sembra un po' lontano a punteggio. Onboard camera con Elena Barolo, l'abbiamo vista affrontare la curva 10 un po' larga e non riesce a tenere il passo con Corallo e Amato, che invece stanno andando qualche decimino a giro un po' più forte di lei e stanno allungando
Peccato perché mi sarebbe piaciuto andare a vedere la battaglia che Elena è in grado di fare, così come aveva dimostrato ampiamente a Varano, dandosele fino all'ultimissimo giro con tutti quanti. Intanto ancora una volta Corallo è chiamato a una staccata disumana per andare a passare Amato nell'incrocio di traiettoria. È molto bravo Corallo a tenere la traiettoria esterna e riesce a superare il pilota numero 8 e prendersi la posizione. Ma guardalo lì, la differenza di motore, impressionante. Oh, che magari abbia Corallo qualche problema di motore. Sì, effettivamente, nel senso, cioè, la differenza c'è in questa gara che sto vedendo. Non so se poi ci sia qualche problema sulla moto di Corallo, se effettivamente abbiano una preparazione diversa le due moto. Fatto sta che Corallo adesso ha nuovamente perso la posizione su Amato. Corallo ne ha un po' di più nel misto, lo dimostrano anche i tempi in qualifica. Infatti in qualifica ha girato 6 decimi buoni più veloce di Francesco Amato, ma sul dritto invece paga qualcosina, perde qualcosina e fatica un po'. Spettacolare, super slow motion con un moscone gigante che è passato davanti alla telecamera per qualche istante mentre Davide Suardi va a pennellare questa traiettoria millimetrico. Bravo, preciso, bello, al punto di corda. E Suardi guida, sì, Suardi va. Assolutamente. Un gran pilota davvero, l'ha dimostrato l'anno scorso, lo sta dimostrando anche quest'anno. Oh, guarda come... come lavora l'anteriore o come balla la carena? No, balla la carena. Ma me l'hanno detto che da un po' di gare che lo notano dagli slow motion che la carena di questa moto balla così tanto, non riescono a farla star ferma. C'è da dire anche che con un monocilindrico sai benissimo anche te le vibrazioni quanto siano intense. Beh, è il motore meno equilibrato della storia. E ce n'è uno di pistone che può ballare il più possibile. Mi chiedo sulle mani quanto influiscano le vibrazioni dopo 10 giri di gara. No, beh dai, sulle mani non arriverà molto. Cioè non sarà sicuramente come un 4 cilindri in linea, però non è che desti tutto questo fastidio. Rivediamo intanto la partenza di Elena Barolo, che è partita direi molto bene, non è riuscita però purtroppo a tenere il contatto con il gruppetto davanti, è stata poi passata da Amato e Corallo qualche curva dopo l'ha sopravanzata anche lui. Suardi è partito male, infatti abbiamo potuto vedere da qui lo scatto non eccezionale. Barbiani era partito come un fulmine, ma Raineri all'interno ha fatto qualcosa di imbarazzante, non ha frenato. Anche rischioso tra l'altro, perché c'è stato per veramente un pelo. Sì, è stato bravo anche comunque Barbiani ad avvedersi dell'arrivo di... Ah beh, chiaro, lì poi è un... di Raineri. Un contribuire di tutti, si creano delle... come si dice, dei rapporti fra piloti quando si è dentro in bagarre che non ci sono né parole né sguardi, tu senti, ti muovi e ti sposti anche in base all'istinto. Se avesse uno specchietto Bernoni inizierebbe a lanciarcelo qualche sguardo sulla sua moto, perché dietro di lui ha questa Febur numero 7 chiamata Fabio Ferri, che inizia davvero a mettere paura, perché siamo al sesto giro degli 8 totali previsti e si avvicina sempre di più, e adesso è davvero a portata di tiro. Adesso sta soltanto cercando il momento propizio per andare a mettere la sua moto davanti a quella di Bernoni. Cosa fa qui alla curva 2? Ecco, vedi, questo io per dire un sorpasso che non avrei mai provato. Forse non inquadrato dalla telecamera ci sarà stato un lungo di Bernoni, magari ha tentato l'attacco, però effettivamente sia la curva 2. Io l'avrei provato qui, invece adesso lì sei a 50 metri. Esatto, e si è riavvicinato nel frattempo Barbiani, che ha recuperato qualcosina su Fabio Ferri. E intanto continua questa lotta infinita tra Corallo e Amato, con Corallo che sta cercando il punto ideale in cui andare a passarlo per avere quanto gli basta di vantaggio sul rettilineo, per non trovarselo di nuovo dietro all'esterno della 10. Corallo, dove è andato a passare? Impressionante, nello sporco, largo, sulla curva 10 ha fatto un sorpasso imbarazzante. Bravissimo Corallo. Davvero straordinario, non so come abbia fatto, è riuscito a restare in piedi, a tenere lì la moto, e forse adesso ha la possibilità davvero di tenersi stretta questa posizione. Peccato che è arrivato un po' lungo qui alla staccata del terrapieno, forse per andare a difendere la staccata dal pilota che lo seguiva. E in tutto ciò Elena Barolo pian piano si è ricucita un filino, si è avvicinata di qualche secondino a Corallo e Amato. Certo è che mancando solo due giri alla fine della gara, Elena deve sperare in un patatrack di quei due per andare a guadagnare la settima posizione. Sarà un po' dura. Tu che dici? Ma vediamo, nel senso, se la lotta continua possono darsi fastidio e Elena può arrivare lì subito. C'è da dire che adesso Amato può avvalersi della maggiore velocità di Corallo nel misto, che può tirarlo e può portarlo con sé a guadagnare ancora ulteriormente su Elena e incrementare il gap ancora di qualche secondino. Intanto Suardi, un'incertezza, hai visto che ha rialzato la moto, l'impiega? Lì anteriore a Tina. È l'anteriore che...
che ti dicevo, stai calmo, eh. È una di quelle curve in cui lo potete vedere, no, dal numero di solchi che ci sono sull'asfalto. L'asfalto lì è rovinatissimo, è veramente rovinato. Ma è rovinato dalle anteriorate che ci sono state. Sì, sì. Guarda lì tutti i solchi delle pedane che hanno scavato l'asfalto. Intanto Raineri ha passato sia Ferri. No, scusa. No, Raineri ha perso tantissimo. Aveva 3 secondi di vantaggio, li ha persi tutti. E adesso Bernoni si è rifatto sotto. E quello che poteva essere un quartetto, Bernoni, Ferri, Barbiani, Goffi, si è trasformato sempre in un quartetto, ma con a capo Raineri a seguire Bernoni, Ferri e Barbiani. Non ce l'aspettavamo questo crollo delle prestazioni di Stefano Raineri. Non sappiamo se abbia avuto qualche problema tecnico o semplicemente qualche calo fisico lui. Fatto sta che Bernoni lo va a passare all'uscita della 4, guadagna la seconda posizione. Quanto sono arrivati vicini. Hanno sentito il respiro l'uno dell'altro per qualche istante, con Bernoni che si prende la seconda posizione al rientro nella sua categoria preferita, la Mini Open. Va subito a dire la sua con Raineri che prova alla 9 a riprendersi la piazza. Bernoni intanto allarga una gamba. Barbiani va a passare Ferri, che si stava godendo. Oh! Si stava godendo lo spettacolo Fabio Ferri con Barbiani, che ha provato a infilarsi alla 10. Per un attimo non ho più visto il casco di Fabio, che è rispuntato dall'angolo in basso dello schermo. Intanto Amato. Amato ha riperso la posizione su. Ripreso. Ha ripreso la posizione su Corallo. E ancora una volta dimostra che perda qualcosina sul rettilineo. Corallo è di nuovo tutto da rifare. Perché la sua settima posizione, che sembrava finalmente consolidata con quel bel sorpasso all'esterno alla curva 10, adesso è di nuovo tutta da rifare. E differenti completamente le interpretazioni di questi due piloti, di questi settori, specialmente il primo e il secondo, la parte più guidata del circuito, mentre nell'ultimo c'è quel lungo rettilineo del terrapieno che rende il pezzo di pista molto meno guidato. Intanto Raineri prende la scia di Bernoni per riprendersi quello che gli spettava, la seconda posizione in gara e anche in campionato. Arrivano entrambi lunghi per forzare la staccata e Ferri ne approfitta. Tra i due litiganti il terzo che gode è lui e si prende la terza posizione. Raineri in un colpo solo ne ha perse due e adesso le chance di andare a conquistare la seconda piazza in campionato diventano sempre più misere, con Ferri che ha passato Bernoni sul rettilineo, è uscito molto forte e Raineri, non ci sto capendo più niente, nuovamente lui davanti a Bernoni, terzo. Edo, che casino sta succedendo? Ma è gravissimo, più che altro adesso vorrei vedere Barbiani con della grinta a buttarsi in mezzo al gruppo, perché vedi che è lì staccato un attimino, però manca veramente pochissimo. Attenzione doppiaggio, Marzia Concini lì davanti, potrebbe essere la variabile impazzita, con Bernoni alla curva 5 che di nuovo, dove l'aveva presa prima, se la riprende adesso la posizione sul giovanissimo Stefano Raineri. Attenzione al doppiaggio, bravissima Marzia che si fa da parte per lasciar passare questo trenino pazzo scatenato con Raineri, che ancora una volta prova a infilarsi alla 9, dove non ci passa un capello, non c'è passato lui infatti nonostante sia piccolo e mingherlino. E Bernoni ancora lui lì davanti a pregustarsi questo podio che potrebbe andare a conquistare alla fine di questo giro. Raineri alla curva 11 va a passare di violenza Francesco Bernoni, il quale esce anche abbastanza piantato lì. Nel frattempo Suardi, dopo una gara straordinaria, va a vincere la gara. Intanto Barbiani qui dietro, ancora l'attacco di Bernoni, prova adesso all'esterno, Bernoni gli concede la traiettoria più difficile, o va a fare un sorpasso alla Mazzuoli come l'anno scorso o il podio se lo scorda. Arriva lungo Bernoni, Raineri in terza posizione, Barbiani quarto, anzi no, quinto, Bernoni quarto. Impressionante quello che sono riusciti a fare nel giro. Che casino. Cioè, mi è sembrato di vedere una gara di Moto3, non ci ho capito più niente a un certo punto. Non sapevo più chi fosse secondo, terzo, quarto, quinto. Ferri l'ha spuntata comunque. Ferri ha fatto una gara straordinaria andando a passarli tutti. Corallo alla curva 11. Corallo non è ancora finita qui dietro. La lotta eterna tra Corallo e Amato continua fino all'ultimissimo metro del circuito di Franciacorta. Corallo viene di nuovo passato in velocità. Adesso deve tentare una staccata disumana delle sue. Ancora lui una volta all'interno va ad affondare il colpo su Francesco Amato. Arriva lungo, deve andare a incrociare la traiettoria. Spallata qui all'ultima curva. Da paura Corallo. Da paura. Da paura. Cosa ha fatto Corallo su Amato? Senza chiedere però scusa. Non si è accorto che è finita la gara forse? Sì, forse adesso. No. Forse no, no, sta continuando a tirare lui, sta continuando a tirare, forse adesso se n'è accorto. E intanto ci siamo dimenticati di lui, perché dietro stavano facendo il diavolo a 4 in 4, perché Davide Suardi con questa vittoria diventa il nuovo campione della Mini Open 2016 dopo una stagione interamente dominata.
e anche all'ultima gara ha detto la sua, così. Vedi qua dove ti ho detto io non avrei provato il sorpasso. Un po' azzardato, devo dire. Sì, no, poi non è una bella gran curva dove sorpassare quella. Più che altro perché poi ha perso terreno. No, e... lì di solito si fa se qualcuno sbaglia davanti e te ne accorgi subito, subito. Se no è un po'... un po' avventata. Un po' avventata come cosa. Però per fortuna non è successo nulla di strano. Impressionante ciò. Corallo, voto alto per la grinta. Sì, davvero. Considerando le difficoltà che aveva oggi, è riuscito a passare più volte Amato. Il gap di motore era tanto. Che fosse un problema suo o una moto più veloce di Amato non lo sapremo. Però di sicuro ha fatto una gara di combattimento e con spallata finale. E che sorpasso all'ultimo giro, che vale tanti punti. E che sorpasso ha fatto. Non contento della staccata disumana che ha tirato la curva prima, è andato nell'incrocio di traiettoria a prendersi la posizione di violenza. E lì si vede forse anche un po' la mancanza d'esperienza di Amato, che sì, esatto, se avesse chiuso un po' la traiettoria all'interno immediatamente non avrebbe proprio potuto tagliare, sì, da moto dritta quasi. Chiudi, block pass. Sì, sì. Si chiama così. Sì. Bene. Quello che ti ho fatto io sui kart. Esatto, infame. Prossima volta ti ammazzo. E non sapete, c'è stata una gara sui kart molto scorretta tra noi due, in cui l'ha spuntata lui alla fine. No, fra i due litiganti ha vinto Pedersoli. Vabbè, grazie, mi hai buttato fuori. Comunque, tornando a noi, bellissima la gara, non tanto di Suardi, bella perché tecnicamente ha fatto una gara impressionante, ma dal punto di vista dello spettacolo è stata epica lì dietro per la seconda posizione tra Barbiani, Ranieri, Ferri e Bernoni, che se le sono date fino all'ultimissima curva. E a un certo punto, ve lo giuro, non ci ho capito più niente. Non sapevo più chi fosse davanti, chi fosse dietro. Sembrava di vedere una gara di Moto3 in cui smetti anche di commentarli i sorpassi, perché... No, ma lì sono anche in 15-16 davanti. Sì. Pensa come... Sai che sarebbe da provare a commentare una gara da Moto3? No, non la commenti. Cioè, dopo un po', dopo il secondo giro, getti la spugna e dici vabbè. Pronunci ogni tanto il nome di quello che vedi in testa, perché poi dietro, cioè, come fai a capire? Dici guardate la classifica a lato e capiteci qualcosa a voi. No, ma la classifica a lato non riesce. Non la danno quando ci sono per le pagarli, perché tanto sarebbe inutile. Nel frattempo, tornando a noi, mentre stiamo guardando il podio di questa gara, Davide Suardi è il nuovo campione Mini Open 2016. Secondo Barbiani, anno di fila, no? Secondo anno di fila in cui il team North Logistics punteggio pieno, ha vinto tutte le gare, ha fatto tutte le pole. Manca ancora gara 2. Dovrà vincere anche gara 2. Sì, nel senso, fino ad adesso finora ha vinto tutte le gare. Punteggio pieno, tutte le pole, tutte le gare, tutti i giri veloci e un altro andare. Assolutamente un altro manico quello di Suardi, un'altra esperienza. Con uno Stefano Ranieri che, con questo crollo che ha avuto in gara 1, in cui ha perso la seconda posizione, ha perso punti molto importanti su Niccolò Barbiani, che sta allungando in campionato, e a Barbiani basterebbe un terzo posto in gara 2 per andare a vincere la seconda posizione di campionato. Secondo te quel calo di Ranieri a cosa è dovuto? Non lo so, non è la prima volta che succede a Ranieri durante l'anno, eh. Diciamo che ha avuto problemi ai freni nelle scorse gare, ma adesso non lo vedevo in crisi in frenata. Ha proprio perso terreno in tutta la pista. No, no, si vedeva anche nel cambio di direzione della curva 3-4 nella prima S, che era veramente pacatissimo. Di solito la prende, la sbatte proprio in maniera aggressiva, ed era proprio, sembrava di veder guidare un'altra persona. Non so che tipo di problema possa aver avuto, poi glielo chiederemo. Glielo chiederemo in gara 2. Se vi state chiedendo dove potete vedere gara 2, la potrete vedere sul nostro canale YouTube verso la fine di ottobre. Infatti la stiamo ancora confezionando, sarà pubblicata tra qualche giorno per chi la sta vedendo adesso in diretta questa gara. E per chi accederà al nostro canale YouTube invece, dopo l'ultima settimana di ottobre 2016, la troverete sul nostro canale YouTube. Andate a vederla, perché oltre alla Mini Open ci sono anche le 125 Open con un nome d'eccellenza, Vietti Ramos, pilotino della VR46 Academy, che vi farà divertire con la sua Moto3. E dopo aver visto questa gara vi lasciamo pre-Moto3. Ho dimenticato un pre, hai ragione anche te, che fa rima con Moto3. Esatto. Ci vedremo quindi sul nostro canale YouTube. Andate a vedervi questa gara più tutte le altre, perché c'è da divertirsi. Da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, ciao. Ciao.